Vogliamo favorire le zone che soffrono particolarmente la pressione della vicinanza di altre aree come il Canton Ticino, che rende difficile la vita agli operatori e agli imprenditori. E ho voluto prendere spunto da una proposta di legge che il Parlamento si sta discutendo di iniziativa della Regione Calabria per istituire una zona economia speciale laggiù, che ha tutte le caratteristiche che servono a noi: esenzione dal pagamento delle imposte per 8 anni, quelle dirette, quelle indirette, la TARES, l'IRAP, agevolazioni alle imprese che soffrono in quella zona una competizione che non riescono a sostenere. E noi l'abbiamo prevista come per le imprese che sono oltre 40.000 nelle aree che adesso sono già interessate dalla carta sconto benzina, al confine proprio con il Canton Ticino, con la Svizzera. L'abbiamo approvata perché vogliamo che il Parlamento, oltre a discutere quella della Regione Calabria, discuta anche quella della Regione Lombardia. Se si fa un provvedimento che agevola le imprese laggiù, non si può non fare anche in Lombardia. La mandiamo al Consiglio regionale perché la approvi rapidamente e la mandi in Parlamento e che sia agganciata a quella che attualmente è in discussione al Senato. Lombardia ricorrerà contro il provvedimento sulle province? Sì, abbiamo deciso, analogamente a quanto fatto il Veneto ieri, di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge di stabilità nella parte in cui prevede che le province non vadano al rinnovo quest'anno ma ci sia il commissariamento. Le province possono essere abolite, si deve fare però modificando la Costituzione, non con una norma che dà ad una persona nominata dal Ministero dell'Interno i poteri che invece devono essere dati attraverso le elezioni. O si aboliscono o si lasciano. Non può essere fatto attraverso questa legge, da qui il ricorso che abbiamo fatto. Abbiamo approvato quel piano che avevo annunciato in Consiglio regionale, un piano shock in 7 punti che manderò al Consiglio, come avevo promesso, per ottenere, che mira al risanamento dei conti dell'Aller Milano e a garantire che in futuro questi buchi non si riproducano più. Un piano in 7 punti importante, definito, e lo definiremo anche in collaborazione con il Comune di Milano, che è un partner strategico fondamentale per quanto riguarda l'Aller Milano. Ieri c'è stata la discussione in Consiglio Comunale, mi pare di capire che ci sia il via libera alla discussione con la Regione. Noi siamo interessati, la Regione è interessata, principalmente perché la partecipazione della Regione in SEA può permetterci di definire quel piano strategico degli aeroporti lombardi di cui si parla da tanti anni ma che mai si è fatto. SEA è la società che gestisce Linate, Malpensa, ha una partecipazione rilevante nell'aeroporto di Orio al Serio. In più il TAR la scorsa settimana ha annullato un decreto del governo Monti che assegnava la gestione di Montichiari Brescia, il quarto aeroporto lombardo, all'aeroporto di Verona. Quindi si aprono scenari nuovi, interessanti, e io voglio che la Regione sia protagonista nella definizione, nella costruzione di un sistema aeroportuale lombardo che unisca le forze e valorizzi molto di più i territori e gli aeroporti che abbiamo. Oggi abbiamo approvato, formalizzato la decisione che avevo già annunciato, per questo non ne ho parlato, di dare 31 milioni, finanziare con 31 milioni di euro il collegamento tra il Terminal 1 e il Terminal 2 di Malpensa. Partecipa anche la SEA, partecipa anche il Ministero, il contributo della Regione è rilevante, 31 milioni di euro. Purtroppo i ritardi accumulati negli anni passati non consentiranno di completare questo raccordo in tempo per Expo, però è comunque fondamentale per rilanciare l'aeroporto di Malpensa. Abbiamo approvato una proposta di legge per riorganizzare i controlli interni. Stamattina nel mio intervento alla Corte dei Conti ho ricordato tutte le iniziative che la Regione ha preso sotto la mia guida per garantire legalità, trasparenza e lotta alla corruzione. Oggi un'altra misura, riorganizziamo i servizi di controllo interno per renderli più efficienti e prevediamo anche la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha il compito di controllare ciò che facciamo e io voglio che il controllo non sia solo successivo, ma voglio che sapere anche, mi piacerebbe sapere anche prima di prendere decisioni importanti, qual è la strada migliore da prendere per evitare rischi che possano poi fare intervenire la Corte dei Conti. Da qui questo protocollo che si basa sul principio della leale collaborazione tra istituzioni. Ognuno fa il suo ruolo, quello che deve fare, però dialogare, parlare serve anche a prevenire fenomeni di corruzione.